comici, musica e divertimento. La festa della Cresciamatta e Hockey in Porchetta ha confermato successo con la grande partecipazione di fanesi e turisti, decine i volontari al lavoro guidati da Gino Bartolucci, che hanno reso possibile la Tre Giorni, una manifestazione che da 37 anni riempie gli spazi della cooperativa Tre Ponti a Fano. Grandi orchestre, scuole di danza, animazione per bambini e cucine sempre operative. È andato a ruba anche il cibo da sporto. Siamo arrivati per mangiare l'oca oggi. Era buona? Molto. Siete arrivati al dolce? Ci siamo gustati, c'erano i tortellini e l'oca in porchetta. Ma la Cresciamatta? Ce l'hanno portata, ma abbiamo mangiato meglio l'oca oggi. Bene, adesso due balli ci stanno, no? Più tardi, non sono un gran ballerino. Però. Vabbè, ma per digerire tutto questo ben di Dio bisogna darsi da fare. Dai, ci proviamo, dai. Allora, con chi sei qua questa sera? Sono con la famiglia e degli amici, ecco, di mia madre e mio padre. Quindi la festa della Cresciamatta, devo dire, accomuna tutti, tutte le generazioni. Sì, è molto bello e divertente. Come sta andando? Buono il cibo? Perfetto, tutto buonissimo. Come sta andando la serata? La serata è perfetta, poi ho incontrato diversi amici e allora ci siamo seduti tutti insieme e festeggiamo insieme. Poi mi piace stare in mezzo alla gente, rivedere comunque la gente che si diverte, dai, la musica, tutto bello. Sei una ballerina? Sì, sono una ballerina. Non ho il ballerino, ma sono una ballerina. Sicuramente lo troverai. Me lo auguro. Buona serata. Grazie, grazie. Venerdì sera invece l'evento è cominciato nel segno della solidarietà, non solo con la conferma della presenza di Roberto Alesi, macellaio del comune terremotato di Preci, adottato dalla cooperativa Tre Ponti, ma anche con l'accoglienza della comunità ucraina. Siamo stati invitati qui da Gino e qui siamo circa 16-20 persone. Però si trovano circa 200 persone profughi a Fano e circa un centinaio a Senigallia. E siamo qui venuti da Senigallia e con i nostri amici di Fano siamo uniti qua. Per ricambiare però l'ospitalità, vedo che avete portato anche un piccolo dono. Questo è un regalo che facciamo, che ringraziamo con questo braccialetto fatto dai profughi. Ringraziamo tutti che ci aiutano. Come vi trovate nel nostro territorio e quali sono i vostri progetti, se è possibile farli? Le persone che non hanno più la casa, non hanno più dove tornare, vogliono rimanere qui per un certo periodo perché praticamente non hanno più niente lì, tutto distrutto. Invece quelli che è tutto integro vogliono ritornare prima possibile. Stasera chiudiamo questa 37esima festa della Cresciamatta con il concorso Crepappelle. Dopo due anni Crepappelle ci eravamo fermate per il Covid, stasera riprendiamo. Sono state tre giornate fantastiche con tanta affluenza, tanta partecipazione, con tanta voglia di tornare alla normalità. E stasera puntiamo a far ridere un po', perché la gente ha bisogno di ridere, perché questi due anni ha lasciato il segno, se vogliamo, perciò tanta fantasia nel Baselettieri con il Sangostanzo che presenta l'evento, perciò vi aspettiamo numerosi all'Arena BCC stasera.